Pochos Gladiators, secondo tempo, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Gara molto equilibrata. I Pochos vengono da due vittorie, mentre Gladiators sconfitta la prima, buona la seconda. Quando siamo in presa diretta mancano solo 10 minuti. Che satano. Bel tiro di del grande. In porta c'è Francesco Elia che sostituisce Bianca, infortunato all'inizio del secondo tempo. Sentiamo un commento al match al nostro inviato. Ma Alessandro, è una partita molto bella nonostante lo 0-0. La partita è equilibrata nonostante all'inizio i pronostici fossero, credo, quasi unanimemente a favore dei Pochos, certo. Perché i Pochos nelle prime due partite hanno giocato molto molto bene, indipendentemente proprio dai risultati positivi hanno giocato bene. Forse oggi pagano un po' l'assenza dell'attaccante Santaniello, però comunque pure Pisacane, che gioca in attacco al posto suo, sta giocando bene. I protagonisti sono i portieri alla fine, perché stanno parlando molto molto bene. Lo 0-0 è dovuto principalmente a loro. Peccato che loro si siano sì, il portiere dei Gladiators che si è fatto male, stava parlando pure lui molto molto bene insieme a Giuseppe Lombardi. Infatti se il risultato rimane questo, i migliori in campo sono loro e Kiseko, perché sarebbe difficile scegliere poi avere una parata in più, una parata in meno, insomma. Va bene, concludiamo qui il nostro collegamento.